Restiamo sull'S&P 500 e adesso però dedichiamoci ai migliori settori del momento. Una rubrica che ogni mese, insomma, abbiamo deciso, tu hai deciso di proporci e assolutamente io ho accolto con molto piacere per fare luce su quelle che sono le opportunità proprio per gli investitori, sempre perché dobbiamo, come dire, al di là delle panoramiche, della view dei mercati, dare dei riscontri pratici. Soprattutto, e poi ti do la parola, in questo ultimo periodo, ormai periodo intendiamo gli ultimi 2 anni, in cui abbiamo assistito continuamente a uno scollamento tra l'andamento dei mercati e l'economia reale. Così, insomma, da dare qualche spunto in più a chi ci segue, Sergio. Benissimo Manuela, quindi andiamo a vedere l'aggiornamento di questo portafoglio che, ripeto, è un portafoglio che può essere attuato in modo molto semplice, lo si fa con degli ETF che sono dei fondi quotati, li potete trovare presso la Borsa Valori di Milano con un normalissimo banking online, si possono acquistare con facilità. È un portafoglio azionario, ripeto, quindi è composto da soli 4 ETF azionari che andremo a selezionare fra i migliori settori rilevati alla fine di ogni mese su un'analisi dello Standard Poor's 500, quindi può essere seguito anche con facilità. Attenzione, e qui lo richiamo comunque all'inizio di questa slide, che essendo un mercato azionario è soggetto nel breve a volatilità anche ampie, e in fase di particolare stress del mercato, come per esempio è successo a febbraio-marzo 2020, è passibile temporaneamente anche comunque di discese importanti. Quindi, come chi lo vorrà adottare, deve comunque avere come ottica un orizzonte temporale almeno prudenziale di 5 anni. Ecco. Questo è importante comunque ribadirlo. Andiamo a vedere quindi la penultima analisi, quella che avevamo e che ci ha introdotto il mese di dicembre, per capire la differenza con l'ultima analisi che vedremo tra un secondo, dove vedevamo energia, il settore industriale, salute e finanza nei primi 4 posti, che sono quelli che noi consideriamo per l'investimento. Mi scendeva come forza i consumi di prima necessità, e quindi questo evidentemente poi è uscito dal portafoglio. Andiamo a vedere l'ultima analisi effettuata a fine dicembre che ci conduce nel portafoglio di gennaio. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo energia sempre in testa, continua a essere settore comunque premiante per tutto il 2022 e anche per questo inizio 2023. Poi abbiamo il settore industriale che rimane, salute che rimane e ritornano i servizi di pubblica utilità, i cosiddetti utilities. Scende il finanza che si indebolisce. Quindi cosa abbiamo nel nostro portafoglio? Cosa dovremmo fare? Semplicemente all'inizio di questo gennaio o anche ora dobbiamo vendere il settore financial, quindi di conseguenza noi lo traduciamo in pratica con la vendita dell'ETF relativo, che qui vedete con il codice ISIN ticker e tutti i riferimenti possibili, ed acquistare contemporaneamente l'ETF che va ad investire negli utilities. Qui vedete l'ISIN e il ticker. Ve lo lascio lì un secondo come slide, così potete prenderlo. Certo, esatto, prendete nota, poi comunque troverete questo contributo anche sul nostro canale YouTube. Prego, Sergio. Perfetto. Allora, quindi il portafoglio per il mese di gennaio, qui lo vedete riepilogato, è il portafoglio che vede l'energy, l'industrial, l'health che è a rimanere e appunto gli utilities che ve l'ho evidenziato in verde che entra nuovo per il mese di gennaio. Con questo portafoglio arriveremo fino al 31 di gennaio, quindi arriveremo fino alla fine, rivedremo l'analisi e noi vi aggiorneremo questa rubrica nei primi giorni di febbraio. Poi alcuni dati, quindi qui troverete comunque quali sono le principali aziende che sono contenute nell'ETF di riferimento, sono comunque aziende sempre e comunque molto importanti, con capitalizzazioni che vanno come minimo dai 30 ai 40 miliardi di dollari, quindi sono capitalizzazioni molto importanti. E vediamo qualche dato poi del portafoglio. Nel mese di dicembre comunque è sceso anche il nostro portafoglio, i mercati non sono stati positivi, quindi non abbiamo visto rally di natalizio e quant'altro. Manuela, lo Standard Poor's 500 ha fatto meno 5,90, il portafoglio ha fatto nel mese di dicembre meno 5,38 e via. Comunque,
chiude l'anno in positivo a più 11,46% contro lo Standard Poor's 500 che nell'anno 2022 ha fatto un meno 18,13%. Quindi insomma un portafoglio che si è ben comportato visto anche l'annata poco favorevole per quanto riguarda i mercati azionari. Evidentemente l'arma vincente tra virgolette del portafoglio del 2022 è stato quello di rilevare la forza degli energetici e rimanerci investito praticamente per quasi l'anno. E via, chiudo, vado avanti per vedere l'ultima parte di questa nostra trattazione. Quindi abbiamo un portafoglio che nello suo storico a base 100 siamo a un più 68% con la chiusura del 2022, quindi insomma una performance importante. A livello annuale siamo nel 2020 a un più 13,87%, nel 2021 ovviamente ha performato tantissimo, i mercati avevano corso molto, ha fatto un più 32,95% e comunque come dicevamo prima nel 2022 siamo a più 11,46%, positività contro negatività del mercato, quindi significa che il portafoglio ha fatto il suo lavoro, direi anche in maniera egregia, visto come sono andati i mercati, che possiamo riepilogare nell'ultima slide. Qui abbiamo gli ultimi anni, se vi concentrate sul 2022 vedete che ci sono praticamente segni rossi dappertutto, insomma sui principali mercati più importanti, quindi tutto sommato direi che è un portafoglio che si è mosso bene nell'arco del 2022. Lo monitoreremo nel 2023 e vedremo se sarà ancora in grado di darci delle soddisfazioni. Certo, poi eventualmente, come hai detto tu, insomma, di mese dopo mese andrà ad aggiungere anche altri spunti, insomma, o a modificare, no, quelli che hai messo nero su bianco, insomma, Sergio. Chiaramente, lo ricordiamo ogni volta, questo è un portafoglio generico, ideale, come potremmo definirlo, Sergio? Poi ciascuno deve ovviamente mettere sul tavolo ciò che rischi, opportunità e quello che vuole investire e rivolgersi a te come a qualsiasi altro consulente per una consulenza personalizzata, questo è chiaro, no? Ecco, sono delle indicazioni, ma questo lo facciamo sempre per tutto e quindi insomma potete prendere spunto, può aiutare per partire da qualche parte.